Noi, ho promesso loro, ma l'ho promesso prima a me stesso ovviamente, di essere un po' più vigile su questo arrivo. Non perché io personalmente potrò vigilare e verificare, ma pretenderò, e questo mi dovrà essere consentito, ne abbiamo parlato stamattina anche con la prefetto dell'Aquila, la collega la pensa esattamente come me, pretenderemo che questi accertamenti sullo stato di salute, quindi sulla positività o meno del Covid, dei futuri migranti che dovremo ospitare, sia certificata. Il prefetto di Chieti Armando Forgione fa autocritica e si impegna affinché ci sia una maggiore attenzione rispetto alle condizioni di salute dei migranti che arrivano in Abruzzo dopo essere sbarcati sulle coste siciliane. I casi di positività riscontrati a Gissi, Carunchio e Vasto, oltre alle polemiche politiche, hanno sollevato anche la preoccupazione della popolazione. I sindaci di Vasto e Casalbordino, al termine della riunione, hanno voluto rassicurare i propri concittadini. Io ringrazio di cuore il gigantesco lavoro che Sua Eccellenza il Prefetto, insieme unitamente alle forze dell'ordine, sta facendo sui territori. Ci siamo recati e abbiamo trovato ascolto, noi sindaci del territorio del Vastese, in una sede istituzionale di eccellenza dove vigila la leale collaborazione, l'impegno, l'operosità, la forza. Abbiamo chiesto regole, sicurezza per garantire serenità e certezze ai cittadini. I temi erano i tamponi, Sua Eccellenza il Prefetto vorrà, esigerà tamponi certi, tamponi negativi prima di alcuni spostamenti, presidi di sicurezza sul territorio che sono ottenuti e sono costanti, e per questo un ringraziamento di cuore alle forze dell'ordine che vivono questa tensione. E rispetto al futuro abbiamo garanzie di certezza e sicurezza. Il nostro lavoro deve essere questo, il sindaco deve raccogliere i drammi della modernità, li deve e controllare, li deve gestire insieme alle forze dell'ordine. E voglio tranquillizzare tutti i miei cittadini che nei nostri centri commerciali, persone che vedete, ragazzi che per loro sfortuna stanno lì perché sono scappate dalle proprie terre di origine, sono persone che sono state controllate, non sono né positivi e non sono in quarantena. Questo oggi sono venuto a chiarire con sia il signor Questore sia con il signor Prefetto per far sì che il nostro controllo sul territorio sia sempre assiduo, anche con le nostre forze dell'ordine, che sicuramente avranno un'attenzione su queste persone. Quindi, cari concittadini di Casalbordino, ma anche con i concittadini dei paesi limitrofi, le strutture e le persone che vedrete sono persone controllate. Vi voglio tranquillizzare su questo argomento. Il questore di Chieti invece rimarca la necessità che ci sia coordinamento tra le istituzioni per evitare che possano accadere episodi di intolleranza nella popolazione. La polizia, assicura il questore, ha lavorato e sta lavorando proprio per assicurare la serenità dei territori. Abbiamo assicurato più che altro la tranquillità dei territori dove insistono queste strutture. Fortunatamente abbiamo ricevuto una grossa collaborazione delle amministrazioni locali, dalle polizie locali, che non bisogna dimenticare sono importanti per questi servizi che stiamo attuando. Ovviamente noi cerchiamo di dare maggiore tranquillità proprio per evitare che vengano portate estreme conseguenze, situazioni che poi possono ritorcersi un po' contro tutti. Quindi il problema c'è, è sicuramente seguito, è vigilato, e quindi se ognuno fa la propria parte, come in effetti sta funzionando, grossi problemi per il momento non ne abbiamo.